sia concesso un pensiero per Don Franco. Caro Don Franco, non avrei mai voluto farti questo saluto. Negli anni che siamo stati insieme, ho sempre pregato il Signore che questo momento arrivasse più tardi possibile, chiedendo al Signore che mi facesse sentire ancora la tua paternità per lungo tempo. Sei stato un padre per tutti, un padre per questa comunità che ti ha amato e per la quale ti sei speso fino alla fine. La tua sensibilità ha toccato i cuori di tantissima gente. Basta leggere le preghiere che hai scritto, che sono state citate dal Vescovo nell'omelia, per capire quanto era grande il tuo cuore. Ho avuto l'onore di esserti messo accanto appena ordinato diacono e poi da giovane prete. Prima di me avevi accompagnato al sacerdozio altri giovani, Don Alvaro, Don Amedeo, Don Paolo Simonetti. Appena arrivato in parrocchia mi dicesti: se sbaglio qualcosa dimmelo, è importante che tra noi ci sia sincerità e schiettezza. Rimasi colpito da queste parole perché nascondevano una vera umiltà. Un uomo di 74 anni, parroco affermato, parlava con questa semplicità a un giovane di 26 che si affacciava in quel momento nel mondo della pastorale. Dopo questo aggiungesti: è vero che noi più anziani abbiamo fatto tanto, ma ora il futuro siete voi, questo è innegabile. Ho apprezzato sin da subito il tuo essere uomo discreto, buono, umile, caritatevole verso tutti. Non sono frasi di circostanza, noi sappiamo che tu sei stato così. Fino a quando hai potuto, sei venuto a celebrare in parrocchia, perché dicevi un prete non può stare senza la messa. Sei stato un costruttore di comunità. Ogni volta che c'era qualche dissidio o frattura, con la tua sapienza e intelligenza le hai ricomposte. Non ti ho mai sentito fare un'affermazione sgarbata o una critica gratuita. Sapevi che un pastore non può alimentare la zizzania, tanto più nella sua comunità. E poi il tuo amore per Paolo VI e Sant'Agostino. Di Paolo VI, durante le nostre chiacchierate davanti al camino, mi hai confidato tante volte la tua immensa ammirazione. Dicevi: questo Papa è grande, il più grande del Novecento. Quando scrive ti fa diventare matto, riesce a specificare gli aggettivi. Riconoscevi in lui l'animo grande del pensatore cristiano moderno e il grande pioniere del Concilio. La visione di Chiesa del Concilio come popolo di Dio aveva messo in te una nuova visione di Chiesa e, tornato in diocesi dopo l'esperienza romana, ti eri messo con entusiasmo e fatica a incarnare le nuove idee del Concilio nelle diverse parrocchie dove fosti mandato. Di Sant'Agostino amavi la sete di infinito e l'anelito di comunione con Dio. Il nostro cuore è inquieto fin quando non riposa in te, o Signore. Mi hai raccontato spesso che quando arrivasti nel 1974 a Villa Pigna non sapevi dove sbattere la testa, sue parole. Non avevi dove dire messa, dove fare catechismo, e dovevi chiedere alle famiglie se ti facevano la cortesia di poter usare il bagno. Ma non hai avuto paura. Costruisti la prima chiesa con il complesso parrocchiale e la consacrasti nel 79, 5 anni dopo il tuo arrivo. Contemporaneamente alla costruzione delle mura lavorasti per costruire la comunità, tessere le relazioni, favorire l'amicizia. In molti ancora ricordano lo striscione sull'incrocio principale dove scrivesti: almeno salutiamoci. Senza paura ti sei imbarcato nella costruzione della seconda chiesa. Tante volte mi hai raccontato ciò che ti fece vincere le paure e le resistenze che portavi nel cuore. Il vescovo Montevecchi ti aveva detto che se tu volevi si poteva pensare alla costruzione di una nuova chiesa a Villa Pigna. Una mattina in cui eri logorato dall'incertezza della scelta, mentre aprivi la vecchia chiesa guardasti verso il vettore e ti illuminò questo pensiero: tu, Signore, hai fatto le montagne e non puoi fare una chiesa a Villa Pigna? Una frase che mi dicevi spesso appena arrivato era:
Quando tu incontri una persona qui a Villa Pigna, incontri un volto, io incontro una storia. E io accoglievo in silenzio. Poi un giorno ti ho detto, mi auguro che anche io tra qualche tempo possa incontrare oltre ai volti le storie. Perché me lo hai insegnato, è questo che deve fare un prete, stare con la propria gente, accompagnare coloro che gli sono stati affidati nelle vicende liete e tristi della vita, stando sul campo e volendo bene a tutti. Stamattina una signora davanti alla bara mi ha detto in lacrime, Don Franco non era solo di Villa Pigna, Don Franco era di tutti. Questo però senza finzioni, e tu sei stato il nemico della finzione, mi dicevi, in una persona io scuso tutto, ma non la falsità. Gli atteggiamenti finti, soprattutto quando erano rivestiti di buonismo, ti ripugnavano, perché tu eri Franco di nome e di fatto. Una volta, eravamo nel 2017, nel 2018, avevamo passato il pomeriggio a benedire le famiglie, dopo la messa eravamo tornati a benedirne altre che mancavano. Dinanzi al mio momento di cedimento, ricordo che mi dicesti questa frase, ricordati, a Dio o si dà tutto o niente. Tante volte mi hai donato il sacramento del perdono, dalle confessioni fatte con te mi sono sempre alzato respirando un germe di eternità. Eri sempre propositivo e positivo, anche quando ti portavo il peso delle mie fragilità, tu mi incoraggiavi sempre a rialzarmi. Hai aiutato una marea di persone, il più volte attingendo dai tuoi personali risparmi. Non ho mai visto in te il vizio dell'avarizia. Sapevi che non si può essere cristiani solo a parole, e in te si poteva vedere messa in pratica la provocazione della prima lettera di Giovanni. Se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Qualcuno ti ha voluto dipingere il burbero, ma non è vero. Eri semplicemente schietto e diretto. Per questo tuo aspetto a volte si poteva rimanere colpiti, ma le parole che dicevi erano sempre motivate da un amore per la verità e per un amore per l'umano. In verità hai ascoltato sempre tutti, anche quando eri stanco, anche quando un racconto poteva non piacerti, anche quando non condividevi lo stile di chi ti parlava, perché tu eri il prete di tutti. Infine, dopo aver vissuto e toccato con mano la bellezza e la complessità di questa parrocchia, mi è toccato in sorte di divenirne parroco a mia volta, succedendo a un piccolo grande uomo che era stato il fondatore di una comunità da zero, costruendo due chiese ed edificando soprattutto la comunità fatta di volti e di storie. Tu le storie le hai sempre custodite nel cuore, perché sapevi che la gente o la si ama per davvero oppure è meglio lasciar perdere. Don Franco lascia un'eredità immensa, un'eredità per cui siamo tutti chiamati in causa e dinanzi alla quale ci sentiamo tutti un po' piccoli e, lasciatemelo dire, inadeguati. Tante volte hai detto ai tuoi parrocchiani che il prete è nel mondo per ricordare che Dio c'è. E allora mi piace concludere con questa immagine. Noi ti diciamo un grazie sincero e commosso, perché tu con il tuo essere prete ci hai ricordato l'amore che Dio ha per ciascuno dei suoi figli. Prega per noi da lassù e fa che questa comunità possa continuare a camminare sulle vie che tu hai tracciato. Grazie Don Franco, ti vogliamo un mondo di bene.